un quadro problematico, come in generale quello dell'economia mondiale oggi, con diversi potenziali focolai di crisi, vi sono comunque delle opportunità. Quindi in un mondo più ampio e più variegato, la capacità delle imprese di andare a collocarsi laddove, a intercettare la domanda che cresce, è un fattore importante. Le imprese italiane lo hanno fatto molto bene negli ultimi anni, con il risultato appunto che le nostre esportazioni sono cresciute a un ritmo più che soddisfacente negli ultimi anni, permettendo al nostro PIL di recuperare i punti che aveva perso durante la crisi. Quindi questo è un aspetto. Il secondo aspetto riguarda gli interessi, cosiddetti interessi italiani, in un contesto in cui ci si avvicina tra l'altro alle elezioni europee. Io credo che l'euro sia, ormai abbiamo evidenza sufficiente per dire che l'euro è stato qualcosa di assolutamente benefico per l'Italia, per diversi motivi. Credo che ancora di più il mercato unico sia importante. Noi esportiamo circa 1 miliardo al giorno, parlato di giorni lavorativi, verso l'Unione Europea, quindi il completamento del mercato unico deve essere un obiettivo da continuare a perseguire nei prossimi anni, quindi rendendo, anche rifacendosi agli obiettivi di Lisbona, quindi rendendo l'Europa più competitiva per affrontare le sfide che i paesi emergenti, gli Stati Uniti, la Cina oggi stanno ponendo alle imprese italiane. E questo è sostanzialmente la terza questione riguarda gli accordi commerciali, cioè a fronte di paesi o degli Stati Uniti in particolare che minacciano guerre commerciali, l'Unione Europea deve continuare a perseguire le finalità che si era prefissa, cioè accordi di libero scambio, sia pure preferenziali, e questo è qualcosa che ha molto aiutato l'Italia, perché l'apertura di nuovi mercati ha favorito molto le imprese italiane, dal momento che esiste un'attenzione, un interesse verso i prodotti italiani, quindi è un potenziale che deve essere colto.